L'obiettivo di qualsiasi ricerca di mercato non è tanto trovare i dati, ma aiutare a far chiarezza. Per questo è fondamentale utilizzare strumenti come la SWOT e la TAUS per trasformare i dati in insight e soprattutto in risultati concreti. Ciao, siamo Caterina e Giovanni della Central Marketing Intelligence e la nostra missione è proprio aiutare le aziende a fare chiarezza grazie ai dati. In questo video scopriamo le matrici strategiche SWOT e TAUS. Capiamo a che cosa servono, ma soprattutto come puoi utilizzarle in modo pratico attraverso degli esempi chiari. Ma prima, se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale YouTube, attiva la campanella per non perderti i prossimi video. Sai qual è la domanda principale che ci fanno i nostri clienti quando arriviamo alla fine della presentazione dei dati scoperti con le nostre ricerche di mercato? Wow, non sapevo si potessero scoprire tutte queste cose. Ma quindi? Esatto, Giovanni, il dubbio immediato è quello di non riuscire a comprendere pienamente i risvolti di tutte le informazioni raccolte dalla ricerca di mercato e quindi di perdere la visione d'insieme. Ed è qui che entrano in gioco appunto le matrici strategiche. Già, queste matrici rappresentano uno strumento essenziale per comprendere innanzitutto la propria posizione sul mercato e quindi per definire le strategie più efficaci di conseguenza, partendo dal raccogliere tutti i dati che sono emersi studiando il mercato. Ma andiamo con ordine, iniziamo proprio dalle basi. Cosa sono le matrici SWOT e TAUS? SWOT è un acronimo che sta per Strengths, punti di forza, Weaknesses, punti di debolezza, Opportunities, opportunità, e Threats, ovvero minacce. Approfondendo i fattori interni, i punti di forza sono tutti quegli elementi che possono essere considerati il vantaggio competitivo dell'azienda. Ad esempio, potrebbe essere una forte reputazione del marchio, un team estremamente qualificato o una nuova tecnologia innovativa. Mentre quelli di debolezza sono le aree in cui l'azienda è carente o che possono in ogni caso limitare le sue capacità di competere. Ad esempio, una scarsa presenza online, una carenza di competenze chiave o una capacità limitata di investimento. Guardando alle dimensioni esterne, invece, le opportunità sono i fattori esogeni del mercato, quelli che possono essere sfruttati per creare un vantaggio competitivo. Ad esempio, una crescente domanda di prodotti o servizi simili a quelli offerti o prodotti dall'azienda, oppure una nuova tecnologia emergente che si potrebbe adottare e così via. Le minacce sono invece tutto ciò che può ostacolare la capacità dell'azienda di competere e di raggiungere i propri obiettivi. Ad esempio, la concorrenza intensa, che magari investe molto in advertising online, o le fluttuazioni del mercato, la forte stagionalità, le normative che possono cambiare la situazione e così via. Come vedi, già così questa matrice permette di mettere tutto in ordine quello che si è scoperto grazie all'analisi di mercato. Quando si studiano i dati del brand, emergono ovviamente i punti di forza e le debolezze, mentre studiando i concorrenti e i trend del mercato si scoprono quei dati che ci aiutano a mettere in evidenza le opportunità da sfruttare, così come quei potenziali problemi o quelle minacce che potrebbero emergere. Ma non basta solo la SWOT, perché è troppo statica, è come una fotografia. Serve fare un passo in più con la matrice TAUS. Si tratta della versione avanzata della SWOT, che utilizza i fattori identificati nella SWOT per formulare strategie di miglioramento. L'acronimo TAUS utilizza gli stessi termini della SWOT, ma li considera in ordine inverso, proprio perché l'obiettivo è ricombinarli mettendo in relazione i fattori esterni con quelli interni. Infatti, il quadrante in alto a sinistra, SO, mette in relazione i punti di forza che ti permettono di cogliere le opportunità esterne, mentre il WO mette in relazione le opportunità che puoi cogliere per minimizzare le debolezze dell'azienda. Nel quadrante ST devi invece chiederti quali punti di forza dell'azienda posso sfruttare per minimizzare le minacce. Infine, il quadrante più difficile da capire: quali punti di debolezza dell'azienda dovrei migliorare o addirittura sfruttare per ridurre le minacce esterne? Andiamo a vedere un esempio pratico, così tutto sarà più chiaro. Immagina di aver completato la SWOT della tua azienda, dopo aver studiato il mercato con una ricerca completa. Per semplicità, prendiamo la SWOT di una delle aziende più conosciute al mondo, la Apple, mettendo i punti di forza e debolezza, minacce e opportunità. Se dovessimo realizzare la TAUS, dovremmo guardare innanzitutto quali punti di forza possono aiutarci a cogliere un'opportunità.
Ad esempio, ecco che potremmo mettere in relazione la grande capacità di ricerca e sviluppo con l'aumento di interesse per la sicurezza dei dati, decidendo ad esempio di andare a aumentare gli investimenti in ricerca proprio in questa direzione. Mentre invece nel quadrante ST possiamo ad esempio sfruttare la notorietà del brand, punto di forza, per ridurre il rischio dell'alta competizione e minaccia, lanciando quindi iniziative per fidelizzare ancora di più i nostri clienti attuali ed evitando che passino alla concorrenza. Quindi per il quadrante WO, ad esempio, avere un premium price che potrebbe apparentemente sembrare una debolezza proprio perché va a ridurre il numero di potenziali clienti target, un'idea potrebbe essere quella di individuare dei canali distributivi che siano in linea con il posizionamento di prezzo e che quindi ci aiutino a raggiungere il giusto target. E infine, le critiche sull'obsolescenza programmata, che sono appunto un punto di debolezza, possono incontrare la minaccia delle leggi verso l'adozione della USB-C. Una strategia potrebbe essere mettere in campo delle vere e proprie campagne positive che puntano al recupero dei prodotti per rientrare all'interno della nuova normativa. Questi erano solo degli esempi, l'importante è che tu abbia capito il meccanismo. Quindi adesso raccogli tutti i dati chiave, studia il tuo mercato, ovviamente grazie ai Big Data on Life. Se non sai come fare, guarda i nostri video in cui ti insegniamo a farlo. E poi mi raccomando, crea subito la tua matrice SWOT. A questo punto ricombina gli elementi per creare la tua TAUS, così da avere una serie di idee pratiche da mettere subito in campo. E ricorda che non si tratta di matrici fisse che rimangono sempre uguali nel tempo, ma poi vanno modificate perché il mercato non si ferma mai. Se ti è piaciuto questo video, facci sapere se stai anche tu utilizzando le matrici strategiche. Se vuoi, contattaci al link in descrizione per parlare direttamente con i nostri esperti o magari se hai domande specifiche. Ricordati di iscriverti al nostro canale per non perderti i prossimi video, ma nel frattempo ricorda, think big data.